Stupiti dal fatto che di quanto sia stato accettato proprio dai romani Ruggero, nonostante questa cosa che ci avevano avvertito, hanno detto che noi ce ne siamo fregati lo stesso che l'abbiamo fatta. Però a Roma Ruggero è molto più popolare che in tutto il resto d'Italia, quando veniamo a Roma è una roba impressionante. Questa cosa ci stupisce anche noi, non ci spiegava il perché, ma forse sta nella bravura di Francesco a fare il romano e a farsi accettare, perché non vedo altro motivo. Boh, guarda, sinceramente questa cosa del romano è una cosa che sì, effettivamente era un po' un rischio, un salto nel buio, ma dopo la prima puntata della prima serie, mi chiamo Paola Cortellesi, che è rinomatamente una proprio che gli fa girare le balle quando i milanesi fanno i romani. Proprio ho visto a volte cazziare proprio Rocco Tanica quando faceva delle parodie dei romani. E lei mi chiamò e mi disse: guarda, il romano è perfetto. Da lì mi misi fuori in pace, perché insomma in qualche modo avevo avuto un attestato di stima. Poi secondo me se io parlassi romano così sarebbe molto meno credibile con questa faccia. In realtà la maschera aiuta anche a dimenticarti che sotto ci sono io, che sono un milanese, magari mai visto, e quindi il personaggio di Ruggero prende proprio vita come se fosse un personaggio esistente. Infatti quando ogni tanto lo porti magari in giro, a volte siamo andati in mezzo alla gente, la gente rimane stupita dal fatto che quel personaggio lì esiste e non ha bisogno di copione, perché insomma a un certo punto quando c'è la maschera, io parlo così tutto il tempo, un po' cazza tutti così, parlando così, e quindi è un personaggio che esiste, è vivo, è vero, e questa è una cosa che facilita molto poi quando devi fare un film, una serie, insomma, interpretare quella roba. Diciamo che ci ritroviamo qui davanti a voi a parlare di un film, che ne parliate bene o che ne parliate male, ci fa piacere intanto che siate qui e che l'abbiate visto. Io stamattina quando ho visto l'articolo di Repubblica, io ero solo contento che c'era una pagina intera sui idioti, poi lo leggevo, sì, forse però mi ero incazzato, così contento c'era una pagina di Repubblica intera su di noi, che è proprio, cioè, il resto è secondario, perché siamo ancora così, noi ci stiamo godendo questo successo e siamo contenti che ci degna di una pagina intera su Repubblica. Evidentemente era degna anche per Concita. Eravamo degni di una pagina intera per spiegare il concetto, che poi non abbiamo capito, però è un altro discorso. Siamo pignoletti, esigenti, gli chiediamo l'inquadratura, farcela vedere, non aspetta di fare. Che io devo fare per accontentarli, Esatto. non la metto. No, ma noi ci ricordiamo il montaggio e la facciamo vedere. Quindi in sostanza Mandelli appunto TAO 2 fa parte, l'hai convinto o vi Guarda, siete. la cosa è stata così: io e Fabri e Martino, mentre giravamo la seconda serie, avevamo questo bouquet di personaggi che con la seconda serie era diventato un po' più corposo. E sai, tra una pausa, tra un ciak e l'altro, si diceva: comunque sarebbe una figata fare un film. Immaginati che c'è questa roba, magari il padre e il figlio facciamo fare un viaggio, ma era nel mondo delle idee. Cioè non era una roba che adesso facciamo 550 copie, diciamo magari tiriamo su 20.000 euro e ci facciamo un film nostro. Quindi un'idea del film noi ce l'avevamo per noi. A un certo punto Pietro, e non solo Pietro, devo essere sincero, perché noi abbiamo scelto di andare con TAO 2, No. ci ha proposto di fare questo film. E noi siamo arrivati con un'idea, diciamo, embrionale di soggetto, che poi abbiamo ridiscusso con Pietro, che ci ha dato una grande mano anche sul soggetto, ma che soprattutto sia Pietro che Medusa ci hanno lasciato grande libertà di trattamento, cioè di fare questo film con i criteri dei soliti idioti, e con un film che avesse tutte le caratteristiche, il DNA dei soliti idioti, cioè portare quello che piaceva alla gente in televisione al cinema, trasformandolo chiaramente, ma con quello spirito lì. Dunque, riguardo ai giovani, secondo me mancano magari a volte un po' di stimoli, forse, quindi questa è una cosa che secondo me i giovani si aspettano. Però mi fa un po' strano parlare dei giovani, perché è una cosa, non lo so, io sono un giovane che ha avuto la possibilità di fare quello che aveva in testa, quindi io parlo di me come giovane, poi gli altri non mi so veramente giudicare perché non sono un sociologo. Però devo dire che io sono stato parecchio fortunato, perché ho cominciato appunto, per racchiudere tutte e due le domande in una, molto giovane, a MTV, avevo 18 anni, ero appena uscito dal liceo, e quello lì è stata la possibilità di fare tantissime ore di televisione, ma soprattutto di sperimentare, perché quello era un ambiente veramente giovane, non c'era la pressione dell'Auditel. Quindi si andava lì e quasi si andava in una specie di scuola, di laboratorio, come imparare un mestiere in una bottega. E ho dei ricordi bellissimi di quel periodo.
noi siamo due trentenni a cui è stata data la possibilità di costruire un film scrivendolo, interpretandolo, facendo le musiche. Poi non so se il film è bello o brutto, fa ridere o non fa ridere. Io sono contentissimo della possibilità che mi è stata data, quella è la roba più preziosa. Probabilmente oggi ai giovani manca un pochettino quella possibilità lì, perché chi te la dovrebbe dare ogni tanto ha un po' paura che poi gli freghi la poltrona. Quindi non c'è magari questo ricambio. Invece secondo me anche insomma, così i più maturi dovrebbero invece investire e creare magari anzi un'eredità, creare dietro di loro. Andremo assolutamente a fare televisione, perché secondo me anche, cioè si dice il fenomeno dei soliti idioti è venuto da internet, ma se non ci fosse stata la televisione dietro non sarebbe stato, non avremmo fatto un film. Cioè si parla tanto di internet che ha ammazzato il cinema, ha ammazzato la televisione, non è vero niente, cioè la televisione e il cinema continuano a vivere, c'è anche internet che è un mezzo di propagazione molto importante, però sono sicuro che se il programma non fosse andato su MTV non avrebbe avuto gli stessi risultati, quindi andare in televisione ancora serve e per noi è importante, da lì che veniamo, e chiaramente un altro linguaggio che ci piace tantissimo esplorare. Quindi... Sì, perché YouTube è vero che è innovativo e tutto, però è anche è soprattutto un'amplificazione di quello che va in televisione, perché tra le cose più visualizzate ci sono tutte cose televisive che vengono riviste su YouTube, è un modo per rivedersele, però ancora la televisione su internet c'è e come.